Allora, questo abbiamo detto, questo elemento è un tavolo. Allora, le linee verdi appartengono alla muratura, ma in realtà questo è un elemento di arredo. Quindi tagliamo questa linea e ne disegniamo una sul layer arredi. E va da qui a qui. E anche qui disegniamo quest'altra linea. Qui c'è da fare qualche taglio. Per disegnare gli arredi, beh, potremmo semplicemente ricopiare sovrapponendoci ai disegni che sono già inseriti nella foto. Allora, proviamo a disegnare questo divano. Disegniamo questo bracciolo. Magari semplifichiamo un po'. Disegniamo una linea che va da questo punto a questo punto. Specchiamo questo bracciolo, punto medio della linea, un clic in su. Abbiamo disegnato l'altro bracciolo. Possiamo disegnare questo schienale. In maniera veloce, raccordiamo. Qui c'è un'altra linea. Qui ora disegniamo questa linea. La specchiamo, quindi specchio, punto medio di questa linea e raccordiamo. C'è da disegnare questa linea di separazione dei cuscini che poi specchiamo. Punto medio di questa linea, un clic qui. Abbiamo disegnato il divano, possiamo anche procedere al disegno delle poltrone. Allora disattiviamo orto. Disegniamo. Allora, effettuiamo un offset di questa linea. Selezioniamo prima questi due punti per stabilire una distanza e quindi effettuiamo l'offset. Dopodiché possiamo disegnare questa linea. Facciamo un offset di questa linea in questo modo. Stabiliamo questa distanza. Ecco. Disegniamo questa linea ortogonale a questa direzione. Disegniamo più o meno da questo punto una linea ortogonale a questa. Effettuiamo questo offset. La dimensione è questa. E procediamo, raccordiamo. Specchio. Punto medio e punto medio, raccordiamo. Raccorda. Tagliamo. Di nuovo offset. Selezioniamo questo punto e poniamoci ad esempio qui. Ed effettuiamo questo offset. Specchio. Selezioniamo questo bracciolo, invio un clic sul punto medio di questa linea e sul punto medio di questa linea. Disegniamo qui quest'altra linea di raccordo. Specchio. Punto medio e punto medio qui. E questa poltrona è disegnata. Qui c'è un altro divano. Procediamo nel solito modo. Qui possiamo attivare orto.
comando linea, raccordiamo. Disegniamo questo bracciolo, possiamo anche usare il comando rettangolo, più o meno siamo così, però specchiamo questo bracciolo ora, puntiamo medio, effettuiamo qualche taglio. Disegniamo questa linea. La specchiamo. Punto medio. E uniamo. Linea, punto medio. E disegniamo quest'altra linea di separazione dei cuscini. Ma disegniamo anche questa linea. Qui c'è questo mobile a parete. Raccordiamo. C'è anche un tappeto. Raccorda. E qui dobbiamo tagliare un po' di linee. Qui c'è un tavolo, andiamo sul comando rettangolo, un clic su questi due spigoli opposti, le sedie, ancora rettangolo. Possiamo fare così, disegniamo una spalliera, questa sedia la specchiamo, in questo modo. Specchiamo le due sedie, in quest'altro modo, punto medio e punto medio. E vanno disegnate queste due sedie qui. Allora, copiamo questa sedia. Ad esempio qui la ruotiamo, quindi comando ruota, selezioniamo, invio, punto centrale, 90 gradi. Sposta, selezioniamo, punto medio e lo sistemiamo sul punto medio di questo lato del tavolo. Dopodiché specchia, selezioniamo, punto medio e punto medio. Abbiamo disegnato il tavolo, qua ci sono degli sgabelli e possiamo disegnarli col comando cerchio. Ci poniamo più o meno al centro di questo sgabello. Comando copia, selezioniamo, punto centrale, ne poniamo uno qui e uno qui. Qui ci sono due mobili, ma possiamo semplicemente disegnare molto schematicamente questo tipo di schema. Ci inseriamo delle diagonali per dire che appunto se qui c'è un mobile. La cucina, la profondità della top della cucina abbiamo detto in partenza che era di 60 cm, quindi possiamo disegnare una linea a 60 cm di distanza dalla parete. Estendiamo e cancelliamo. Qui c'è un lavello, possiamo disegnarlo col comando rettangolo. Comando rettangolo, disegniamo questa vasca. Col comando specchia, la selezioniamo. Punto medio, ecco.
Non scendiamo ora in tanti dettagli disegnando le rubinetterie, eccetera. Qui c'è probabilmente il frigo e allora disegniamo qui una linea di separazione e qui disegniamo il frigo. Comando rettangolo. Diagonale, disegniamo anche una eventuale porta. Qui c'è la piastra di cottura e allora possiamo usare il comando rettangolo, un clic qui, fin qui. Disegniamo in maniera molto schematica i sanitari. Qui c'è un armadio, la profondità è 60 cm solitamente, e disegniamo la diagonale. Il lettino, allora rettangolo. Qui abbiamo due comodini. Specchia, punto medio, qui c'è un altro lettino. Beh, potremmo fare così, abbiamo già disegnato questo lettino. Allora lo copiamo, lo spostiamo qui. Lo ruotiamo di 180 gradi. Comando sposta, lo selezioniamo, punto medio, disattiviamo orto e lo spostiamo più o meno qui. Qui c'è un altro armadio, allora poniamoci qui 60 centimetri. Disegniamo questa linea e una diagonale. Ma anche qui sono da disegnare delle diagonali, trattandosi anche qui di armadi. Qui allora, letto matrimoniale. Disegniamo questo rettangolo. I cuscini, punto medio, il risvolto delle coperte, specchia, rettangolo, disegniamo questo comodino che andiamo a specchiare. Qui c'è anche qui un tappeto, possiamo disegnarlo con la funzione rettangolo, con il comando rettangolo e tagliamo però questa linea. Questo bagno lo disegniamo anche qui in maniera molto schematica, comando rettangolo, qui c'è un'ellisse il cui asse potrebbe essere più o meno su questa linea, quindi andiamo su ellisse. Clicchiamo per esempio qui,
clicchiamo qui e disegniamo l'ellisse e cancelliamo questa linea di costruzione. Qui c'è un water, possiamo copiare quello che abbiamo disegnato qui, lo selezioniamo, punto medio, e lo andiamo a posizionare in quest'altro bagno. Più o meno qui. Qui c'è una doccia. Sembra che si sia riusciti a disegnare anche gli elementi di arredo. Salviamo. Bene, vediamo che qui c'è un problema. Non abbiamo disegnato la soglia. Allora, tagliamo queste linee. Andiamo su pavimenti, linea, disegniamo una linea qui e facciamo un offset di 12. Allora possiamo provare a inserire dei pavimenti. Andiamo sul retino, scegliamo un pavimento, un parquet, che è questo, angolo 45 gradi. Proviamo a inserirlo. La scala è troppo grande, quindi riduciamo la scala da 1, per esempio, a 0,2. Vediamo che succede. Possiamo anche fare un po' di meno, 0,1. E inseriamo allora il parquet anche nelle altre camere. Quindi di nuovo retino, parquet. Quindi lo inseriamo qui, qui, qui e qui. Per la cucina possiamo scegliere un altro tipo di pavimento. E allora vediamo retino. Questo è già ruotato di 45 gradi, quindi la rotazione qui sarà 0. Proviamo a inserirlo. È troppo fitto. E allora prendiamo la scala di 2, ancora troppo fitto, la scala 4, forse ancora troppo fitto, scala 6. Diamogli un diverso colore, per esempio un verdino. Il bagno è un pavimento analogo. E quindi di nuovo retino, clicchiamo qui, però magari gli diamo un colore diverso, azzurro. E anche qui. Colore abbiamo detto azzurro. Dobbiamo però andare a completare il retino relativo al parquet andando a riempire gli spazi delle porte. Quindi torniamo su retino, torniamo sul parquet, rotazione 45 gradi, la scala era 0,1, il colore però è un marroncino. Ecco. Possiamo dare un colore anche ai tappeti. Allora andiamo sul retino, selezioniamo solid, quindi colore omogeneo, ma in effetti potremmo inserire una sfumatura. Allora andiamo su sfumato, possiamo scegliere una sfumatura del genere. Possiamo andare sulle armurature e andare a riempire gli spessori delle varie pareti. Ma forse è opportuno creare un nuovo layer.
che chiamiamo retini. Il colore potrebbe essere un colore del genere. Quindi andiamo su retini, solido. Ecco, possiamo allora andare a inserire questi retini. Qui abbiamo una vetrata, possiamo trasferirla sul layer in fissi. E qui disegniamo delle linee, sempre sul layer in fissi, che indicano che questi infissi sono dei passanti, sono delle porte finestra. Ecco, però dobbiamo completare ancora qualcosa. Qui va inserito un retino. Allora, retino solido. Ma poi c'è da inserire anche un pavimento per il balcone. E allora, ancora retino. Scegliamo un pavimento idoneo per il balcone. Potrebbe essere, per esempio, questo qui. Diamogli un colore blu, proviamo a inserirlo. Ecco, però l'inclinazione deve essere 0. Proviamo a inserirlo. Ecco. Ecco, possiamo dire che in grandi linee siamo riusciti a completare il disegno di questa piantina ricavata da un'immagine, da una foto di una pianta scaricata dalla rete. Possiamo fermarci qui. Buon lavoro.